Buonasera a tutte, buonasera a tutti e benvenuti a questo quarto appuntamento eh, in cui IAD, Istituto Arte Applicata e Design e Sinestesia ehm, si aprono e si confrontano, eh, non solo loro, ma con anche del, degli ospiti molto, molto graditi, ma soprattutto molto competenti, sui vari temi eh, che ruotano attorno all'intelligenza all artificiale. Eh, tematica sicuramente pop eh, che. Mh, ci tocca da vicino eh, e che eh, vogliamo andare a, a smarcare da tutta una serie di tutta una serie di lati e l'appuntamento di oggi estremamente interessante eh, sia per il mondo dei creativi ma non è quello eh, che lega autorialità e intelligenza, intelligenza artificiale eh, appuntamento conclusivo è l'ultimo dei quattro dei quattro appuntamenti dei quattro webinar che abbiamo che abbiamo organizzato assieme e, eh, e quindi oggi andiamo a parlare Diciamo di come il concetto di originalità nel design eh, può essere eh, in qualche modo, eh, che rapporto ha con il con, eh, mondo dell'intelligenza dell artificiale. Chiamo subito in causa Gaia Giordani, che è esperta di media digitali e anche docente, docente di IAD, che ci aiuterà a, condurre, a condurci eh, dentro, questo, dentro questo argomento. Avremo poi. Eh, degli altri relatori ve li presenteremo via via. Eh, ciao Gaia, buonasera, eh, Redi. Sì. una brutta influenza, come immagino tanti delle, tante delle persone che ci ascoltano, quindi qualche colpo di tosse diciamo che sei, sei autorizzata a fare. Non giustificata. giustificata. Allora partiamo subito raccontando qualcosina del tema di questa sera. Faccio una breve introduzione. Eh, allora, proprio in questi giorni, diciamo, sono state definite le prime bozze eh, di una legge che dovrebbe normare eh, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale a livello europeo. E proprio per questo, ne parliamo con dei legali esperti in diritto digitale. Eh, il tema che noi professionisti della creatività ci stiamo ponendo ormai da un anno, quindi da quando c'è stato il rilascio massivo delle intelligenze artificiali generative a disposizione di chiunque eh, è proprio il tema di come gestire questa grandissima opportunità che mette anche un po' a repentaglio quello che è diciamo il, eh, il futuro professionale di tanti creativi che si devono misurare con un nuovo competitor che probabilmente diventerà un alleato ecco un po' eh, con lungimiranza eh, dobbiamo capire come utilizzare questi strumenti e integrarli nel nostro lavoro, un po' come è successo con internet o con i software di fotoritocco, con tutti i software che utilizziamo normalmente, che utilizzano anche i nostri studenti, ehm, proprio per sviluppare la loro creatività. Quindi eh, il tema di questa sera sarà come ci possiamo approcciare in un futuro che vede il tema dell'intelligenza artificiale generativa eh, proprio al fianco dei professionisti. Eh, comincio subito con, eh, a raccontare appunto questa differenza tra eh, cos'è la creatività dell'intelletto umano e perché invece la creatività di una macchina, quindi di un software di intelligenza artificiale generativa, eh, non può essere considerata a tutti gli effetti creatività. Come c'è scritto nelle scritture, generato e non creato: eh, c'è una bella differenza tra qualcosa che viene generato con un grande rimescolamento diciamo, di geni dal nulla. E qualcosa invece eh, che viene creato ecco in questo questo nulla in realtà si chiama eh, linguaggio eh, un modello di linguaggio linguistico di grandi dimensioni llm o rete neurale che viene a tutti gli effetti allenato con un training da esseri umani quindi l'output di un'intelligenza artificiale generativa non è altro che un trasferimento di quello che è un intelletto umano a disposizione di un'elaborazione fatta da una macchina, quindi siamo noi trasferiti fondamentalmente in una rete neurale eh, che ci fa un po' da surrogato. Eh, noi nel cervello abbiamo milioni di miliardi di sinapsi e eh, queste macchine ne hanno molte meno, quindi la loro potenza eh, di output è decisamente inferiore alla nostra, ma hanno la capacità eh, di mettere in relazione tantissimi elementi e quindi di generare da questi input degli input spesso derivativi, con tutti i pregiudizi cognitivi che noi umani, che abbiamo allenato la macchina, abbiamo messo dentro il training. Ecco, i legali ci spiegheranno oggi come possiamo orientarci in questo bel genetraio. Alessandro, vogliamo magari introdurre lo studio legale? E se, forse sei in muto. Scusatemi, eccomi qua. Allora, il bello della diretta. Il, um, allora, abbiamo Giuseppe Vaciago eh, e Lucia Maggi di FortiTool Law Firm. Che, eh, che sono Buonasera. Noi. Prego. Buonasera. Buonasera. E completano il panel di oggi eh, chiaramente portando, portando la loro la loro esperienza eh, direttamente sul campo in questo, in questo caso legale eh, a questo a questo tavolo quindi saluto e benvenuti grazie okay. vuoi che facciamo un'introduzione magari noi sul tema in generale alessandro preferisci così sì va bene partiamo partiamo da, partiamo da questo va bene allora, magari inizio io e, e vi do diciamo, un inquadramento mh, più sull'aspetto normativo e, e su quello che, che è avvenuto eh, con il regolamento eh, sull'intelligenza artificiale che è stato, eh, diciamo, su cui si è trovato un accordo. Mh, il testo definitivo, e questo è importante chiarirlo, non c'è ancora, però diciamo, finalmente abbiamo messo qualche regola di base in Europa. Mh, che in parte risponde agli interrogativi molto belli con cui siamo partiti e grazie Gaia di aver dato insomma, questo tipo di, di anticipazioni. Cioè, evidentemente, noi siamo di fronte a una rivoluzione che non è tanto creativa, ma sicuramente potrebbe generare mh, tantissimi contenuti tantissimi contenuti che sono molto simili a dei contenuti creativi, dei contenuti regionali, dei contenuti creati dall'uomo. Perché? Perché l'intelligenza artificiale generativa ha sostanzialmente pescato su tutto quello che era presente in rete e ha creato una nuova forma di comunicazione, ma non entriamo in dettagli troppo tecnici. Limitiamoci però al fatto che sicuramente questa novità estrema genera problemi da molti punti di vista, privacy. Eh, diritto d'autore di cui parleremo oggi e in generale diritti umani. Il regolamento sull'intelligenza artificiale ci dà alcune indicazioni di base, molto semplici, che vi dirò adesso, ci metto pochissimo, però, e lo voglio chiarire da subito, non disciplina gli aspetti relativi al copyright. Perché? Perché lascia spazio a normative di settore e secondo me anche alla giurisprudenza per capire come eh, decidere come verranno eh, regolati questi aspetti. L'argomento principale del regolamento sull'intelligenza artificiale riguarda la trasparenza, per quello che oggi ci interessa, cioè il fatto che comunque in ogni caso l'intelligenza artificiale debba essere eh, trasparente, deve essere trasparente l'algoritmo che ha permesso. Eh, in qualche modo di arrivare a quel risultato compatibilmente con i segreti industriali quindi una trasparenza che deve essere anche compatibile col fatto che evidentemente non possiamo rivelare il contenuto di un algoritmo però possiamo cercare di essere più trasparenti possibili trasparenza sulle fonti eh, da cui è stato fatto il cosiddetto machine learning cioè l'allenamento della macchina che ha permesso poi di raggiungere l'intelligenza artificiale e trasparenza anche e soprattutto sulla uh, tematica relativa all'utilizzo uh, al, all in sé dell'intelligenza artificiale, che poi è la domanda delle domande per il vostro settore, perché dobbiamo o non dobbiamo dichiarare di aver utilizzato un'intelligenza artificiale? Ad oggi, ad oggi, perché il testo non è ancora definitivo, sulle intelligenze artificiali generative questa domanda è, ha una risposta molto semplice. Sì, dobbiamo dichiarare di aver utilizzato un'intelligenza artificiale e questo aspetto cambia molto, cambia molte prospettive, perché è chiaro che un conto è costruire un contenuto, adesso faccio l'esempio nel mio, fare un atto, è un conto dire al eh, proprio cliente, guarda che questo atto è stato generato dall'intelligenza artificiale, è stato generato da un'intelligenza artificiale, ha delle implicazioni etiche, delle implicazioni commerciali, immaginate bene la differenza che fa se è stata fatta da, da un essere umano da una macchina, anche qualunque esso sia, qualunque opera creativa, e poi anche delle implicazioni, se vogliamo, più sociologiche, ma di questo oggi magari non ne parliamo. Questo in estrema sintesi è eh, il contenuto, poi il regolamento meriterebbe tantissimi altri aspetti. Eh, vi anticipo solo il secondo, ecco, è tutto basato sul rischio e sulla fa sul fatto che sostanzialmente noi dobbiamo quindi valutare noi utilizzatori, noi creatori di intelligenza artificiale, chiunque nella, varie, nella, nella filiera utilizzerà, creerà. Distribuirà l'intelligenza artificiale, dovrà fare delle analisi di rischio. Rischio quindi su che cosa? Sui diritti, principalmente quelli umani, ma anche altri diritti. E, e, e più il rischio è elevato, più ci saranno degli adempimenti da, da svolgere, meno il rischio è elevato, soprattutto pensiamo ai diritti umani, meno ci saranno attività da svolgere. L'intelligenza artificiale generativa è stata già collocata come intelligenza artificiale ad alto rischio, quindi con delle attività. Diciamo abbastanza importanti da svolgere. L'intelligenza artificiale generativa, a differenza di, di, di altre intelligenze artificiali, avrà un'applicazione anticipata, quindi il regolamento che verrà, appunto, di cui il testo definitivo ne saremo in possesso nei prossimi mesi. Entro 12 mesi dal momento in cui, appunto, sarà entrato in Gazzetta Ufficiale sarà già applicabile per le intelligenze artificiali generative. Entro 24 mesi, per le altre intelligenze artificiali. Questo proprio. Così, un cappello introduttivo sulla intelligenza artificiale. Non so se volete voi intervenire o se lascio la parola a Lucia, per magari entrare più nel vivo dell'aspetto del copyright. Allora, magari intervengo un attimo io. Allora, intanto devo dire che la tempistica, anche con cui abbiamo organizzato questo webinar, devo dire, molto è molto interessante. Eh, già, questo, questo riferimento normativo che comunque andrà a svilupparsi proprio in questi mesi, da e comincia a dare già effettivamente. Eh, luce su un, su un tema. E eh, qua mi introduco più che come moderatore, diciamo come, come direttore di una scuola che si occupa di, di formazione. Perché è chiaro che ehm, verso le giovani generazioni che hanno da un lato una vicinanza, una prossimità e anche una facilità di utilizzo di questi, di questi elementi, molto più elevata, magari rispetto già uh, ai professionisti. Eh, effettivamente il trattare questo tema in questo momento è estremamente utile. Perché da un lato, eh, come formatori, non ci poniamo come dire non siamo contro l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, come non siamo contro tutta una serie di strumenti che sono arrivati prima, prima di essa. Però, dall'altro ne, ne capiamo le implicazioni, soprattutto in questa materia. Quindi in materia di autorealità, e di conseguenza vogliamo trovarci in questo momento eh, nella, nella posizione di poterli guidare al meglio, anche perché eh, penso che la vera opportunità. Ora che ne parliamo effettivamente di cominciare a costruirsi degli scenari futuri in cui eh, innanzitutto, ci tengo a dire, penso che siamo tutti concordi sul fatto che non spariranno del, delle professionalità, non spariranno del, delle, delle, delle professioni soprattutto creative, anche perché mh, forse questo passaggio sull'intelligenza artificiale è un passaggio che eh, segue a tanti passaggi. Eh, che sono, sono come dire, hanno, hanno e segneranno la storia dall'arrivo del computer all'arrivo della connessione all'arrivo degli smartwatch, quindi degli smartphone. Quindi, mh, questo sicuramente avrà un impatto, un impatto importante, eh, però, non penso che sarà. Eh, più pesante diciamo rispetto a, ad altri ad altri temi l'altra volta poi mentre ci, pre ci preparavamo dibattevamo proprio anche della storia in generale del diritto d'autore rispetto a rispetto a tutti questi cambiamenti faccio magari un, un passaggio a Gaia che comunque anche lei nel suo ruolo di formatore eh, le vorrei chiedere come dire un, un suo punto di vista appunto nella, nella dell'intelligenza artificiale nell'ambito della formazione dei mestieri creativi e poi se siete d'accordo passiamo alla, alla a Lucia Maggi per un ulteriore approfondimento per fare un esempio su come l'abbiamo usata nello scorso anno accademico dove c'è stato diciamo, un grande entusiasmo soprattutto da parte dei ragazzi eh, io insegno materia legata al copywriting che non c'entra niente con il copyright ma è diciamo più affine alle tecniche di scrittura e ChatGPT ha elettrizzato per esempio i nostri studenti nei corsi di scrittura perché hanno sentito l'opportunità concreta di far fare il lavoro alla macchina ma Sentendo anche un orgoglio, una responsabilità nel guidare la macchina, quindi nell'essere un po' il pilota, diciamo un po' il pecco bagnaia, <ride> eh, da cui dipende tantissimo la performance di questo software. Poi noi continuiamo a chiamarlo macchina-software, in realtà è un organismo a suo modo un po' vivo, nonostante per ora non abbia, diciamo, sviluppato un'autocoscienza. Quindi l'approccio culturale è stato anche quello. Eh, quasi di rivolgersi a un aiutante, a un nostro stagista. Quindi io voglio ehm, auto ispirarmi diciamo, per scrivere un testo creativo. Chiedo a un software di intelligenza artificiale, come può essere ChatGPT, GPT, eh, di sviluppare parte della mia idea eh, per costruire nuove idee su quell'input. Quindi quasi un brainstorming con la macchina, cosa che con gli assistenti vocali, che pure esistono da tanti anni, tipo Alexa o Siri. Ed erano già in grado di farli, e sono comunque basati su un modello molto simile, diciamo, a quello delle intelligenze artificiali generative. Difficilmente è stato fatto a livello accademico, nessuno ha mai pensato di mettersi un on-pod sul banco e chiacchierare con Alexa di come scrivere un testo per un magazine eh, o qualcosa del genere. Ehm, quindi, diciamo, in classe l'abbiamo utilizzato moltissimo per cercare proprio di eh, dare i superpoteri alla creatività dei creativi. Eh, il fattore dell'orgoglio umano, dell'ego umano che non vuole essere, ehm, sentirsi minacciato dalla macchina, è la grande, il grande punto di demarcazione che secondo me culturalmente non supereremo mai, cioè non permetteremo in qualche modo alla macchina di sovrascrivere quello che è il nostro intelletto, di sfidarci, cosa che prima o poi di sicuro succederà. Um, però l'orgoglio del creativo sta anche nel cercare di domare la macchina no? io infatti spesso in classe dico che dobbiamo considerare per ora lo strumento come una lavatrice cioè noi decidiamo che panni mettere che temperatura impostare, che detersivo, cosa vogliamo ottenere e, e poi tecnicamente il lavaggio lo fa una macchina che è impostata per capire diciamo determinati criteri un po' in autonomia ecco però il, il semino della creatività fondamentalmente lo mettiamo noi esatto creatività poi materia materia abbastanza abbastanza complessa e complicata su cui come dire potremmo stenderci tanti altri webinar su cui non voglio non voglio non voglio andare a, a troppo oltre però sicuramente materia legata a tutta una serie di, di, di elementi storici nostri del presente del futuro eh, e chiaramente molto curioso anche, il, anche il, il ricreare degli elementi creativi versus invece eh, attraverso dei processi design thinking in primis farli emergere Quindi Questo, però ripeto questo è un tema per un altro webinar però era giusto puntualizzarlo perché appunto nel momento in cui è una lavatrice o è un automezzo, è un veicolo deve poter potenziare le leve della creatività e penso che questo sia, il, sia uno degli scenari futuri più, più interessanti Okay, passerei passerei alla, a Lucia, a Lucia per, come dire, per andare a approfondire più il tema. Proprio della proprietà intellettuale, nello specifico e della normativa, nello specifico. Ah, diciamo che il legislatore è abituato a rincorrere eh, il progresso tecnologico, e anche in questo caso eh, è quello che sta facendo. Devo dire legislatore comunitario prima di, di altri legislatori. Eh, da un punto di vista nostro nazionale, la legge sul diritto d'autore, se ci pensate, è la numero 633 del 1941. Ne è passato di tempo e pensate a quante innovazioni tecnologiche è tuttora in vigore, con ovviamente tutti gli ammodernamenti che sono stati apportati dalle eh, norme nazionali, dalle direttive comunitarie e dai trattati internazionali. Per venire nello specifico a quello che ci interessa di più, come diceva correttamente Giuseppe, l'AI la, eh, Act non parla nel dettaglio di, di copyright, ma fa riferimento sostanzialmente alle normative precedenti, quindi eh, di base al Digital Service Act e, eh, e poi alla direttiva copyright del 2019 all'interno della quale si parla non specificamente di intelligenza artificiale generativa, ma di text e data mining, quindi di una, di una forma di intelligenza artificiale molto vicina a quella generativa, ma non esattamente la stessa cosa. Quindi ehm, sicuramente ci sono delle basi normative, senz'altro ci sarà da fare un'implementazione mirata verticale eh, su questa specifica. Ad oggi cosa si fa? Si utilizza il principio analogico, come si è sempre fatto per quanto riguarda gli aspetti di diritto civile, cioè si va a pescare quelle che sono le norme più vicine eh, rispetto alla fattispecie nuova e si cerca di eh, trovare un modo armonico per applicare queste, queste norme. Altro tema riguarda poi il, il territorio, cioè dove eh, si svolge la nostra azione. Sappiamo che ad esempio le prime cause che sono state promosse contro le grosse software house sono cause che sono state promosse negli Stati Uniti, banalmente perché eh, le software house hanno sede lì e ehm, in applicazione di quelli che sono i loro termini e condizioni generali di servizio, chi aderisce deve eh, promuovere un giudizio se vuole contro di loro. Nel, negli Stati Uniti e quindi ne sono iniziate nel 2023 di, di queste cause proprio eh, diciamo volte ad accertare sia se questi software avessero eh, diritto ad utilizzare beni di proprietà intellettuale protetti da copyright da parte di terzi per la formazione per l'addestramento eh, del software e anche se eh, diciamo, gli output eh, generati da questi, da questi software potessero in qualche maniera eh, svolgere attività di violazione del copyright di, di soggetti terzi. Non abbiamo ancora una risposta perché la Corte americana non si è ancora pronunciata, c'è cioè un solo provvedimento eh, della fine del mese di ottobre con il quale questo giudice, mh, non pronunciandosi sull'intera domanda che è stata promossa, per il momento ha accertato che con riferimento ad una specifica illustratrice eh, la piattaforma avesse effettivamente utilizzato per l'addestramento delle immagini di questa illustratrice, ha riconosciuto un diritto per questa illustratrice a richiedere un risarcimento per questo utilizzo non autorizzato delle proprie immagini per la formazione e l'addestramento del, del software. Quindi questo è un po' lo stato dell'arte. Se posso intervenire, Gaia, poi, poi passiamo a, a una, una sorta di, eh, di esercizio anche di dialogo fra, fra la creatività e, la, eh, e quelle che sono le opportunità, opportunità, appunto, opportunità e minacce. Allora avrei due domande, per, um, avrei due domande specifiche. Fino eh, si stava parlando degli Stati Uniti, si è parlato di una, di una come dire, di un. Di un intervento normativo da parte dell'Europa. I, I confini transnazionali, il, come, come funzionano in questo caso? Cioè il, a, a chi ci si riferisce? Si riferisce alla software house? Si riferisce all'utente che ha generato ehm, l'immagine o, o il testo che sono coperti da diritto? Cioè nel caso di, di, appunto, di, di un mondo globale, però chiaramente con delle impostazioni, delle impostazioni diverse anche rispetto a un tema come, come questo. Sì, allora sono le regole eh, generali di, di, di diritto comparato sostanzialmente eh, che si applicano anche a tutte le altre casistiche. Se eh, chi ha, ha, a nostro modo di vedere, commesso un'attività illecita eh, è la software house, allora sarà sostanzialmente il foro del convenuto, è la regola principale che, eh, che si applica e quindi il luogo dove ha sede sostanzialmente l'azienda, la, tant'è vero che appunto questi giudizi che sono stati in, in, intrapresi proprio contro dei, eh, delle grosse eh, software house di eh, produttrici di intelligenza artificiale generativa sono tutti basati negli Stati Uniti. Eh, se invece io volessi per ipotesi citare in giudizio un soggetto che utilizza lui direttamente perché l'ha generata mediante il software, un'immagine, un contenuto che io ritengo che sia in violazione del mio diritto di proprietà intellettuale, vado a vedere chi è quel soggetto, quindi può essere Lucia che ha generato un testo che è in violazione di un libro scritto da Gaia, per ipotesi, e quindi eh, se Gaia decide di eh, citare Lucia deve vedere dove, so dove è residente Lucia e fare una causa diretta rispetto a Lucia. Tant'è vero che ehm, i termini di servizio di queste piattaforme spiegano chiaramente che, eh, in alcuni casi, ciò che si genera resta di proprietà della piattaforma, ma c'è una licenza Creative Commons a favore dell'utilizzatore. In altri casi, è il caso di OpenAI ad esempio, eh, quello che viene generato. È di titolarità di chi l'ha generato, ma c'è un grosso caveat da parte del, della software house che dice: Io non ti garantisco che sia eh, non in violazione ai diritti di terzi. Se vuoi utilizzarlo, usalo, ma sta bene attento che potenzialmente potresti incorrere in questo tipo di violazioni. Beh, questo è molto interessante, anche perché appunto eh, rende veramente, come dire, eh, fa sì che, come dire, la, il rischio di responsabilità sia veramente così capillare. Più, più parlate, più mi viene in mente il passaggio dalla fotografia analogica a quella digitale. Quindi anche il, Come è stato trattato? Cioè un, cioè un, è stato un caso specifico, cioè quello della possibilità di intervenire su delle immagini e di, e di alterarle fondamentalmente, di conseguenza, di allontanarsi da quello che è un originale. Ma banalmente il legislatore poi è arrivato e ha normato i, i casi specifici fondamentalmente. Di fatto, eh, c'è una, una norma che, ti, che parla di opera derivata e quindi ti dice: Se l'opera prende una porzione dell'originale, ma è dotata di tanta creatività tale da essere un'opera nuova, costituisce appunto opera nuova un'opera derivata, purché non sia in violazione del diritto morale dell'autore e quindi in qualche maniera non lo. Appunto, non sia lesivo eh, del, dei diritti del, dell'autore originario. Se invece la modifica è poca eh, e quindi non è considerato un intervento sostanzialmente eh, così determinante da creare un'opera nuova, allora bisogna capire se è stato autorizzato oppure no, perché se non è stato autorizzato, diventa appunto una modifica dell'opera non autorizzata e quindi sostanzialmente in violazione. Scusate, molto, quindi... immagino che sia poi anche molto complicato trovare quali siano i confini, però vabbè questo è un altro... <ride> Assolutamente sì. Questo penso che poi sia, il, sia, sia proprio per quello che servono bravi, bravi legali per, per, per risolvere queste questioni. Dai. Ma questo cap capita anche in realtà dal, diciamo, dalle citazioni, le parodie e che rischiano di sfociare in plagio, Soprattutto nell'ambito della pubblicità, dove si cerca di essere molto mainstream, di andare a pescare nelle rappresentazioni a quello che è il nostro background culturale. E quindi io ricordo questa bellissima pubblicità che faceva una parodia di Dirty Dancing con due giocatori di rugby. Eh, ovviamente la musica, per la musica sono stati pagati i diritti, per la replica della scena deve essere stata autorizzata, penso, diciamo, da chi detiene i diritti del film, ma in generale ci sono delle maglie che tutelano anche l'intelletto umano. Eh, diciamo, all'interno di un perimetro dove si può fare una citazione, una parodia o un omaggio a delle opere immortali o dove comunque diciamo ormai sono di dominio pubblico, ecco, fanno parte del nostro background culturale. Quello che invece fanno le macchine è di fare dei plagi, in qualche modo volontari. A me personalmente è capitato, cercando di uscire da una rappresentazione dell'Urlo di Monco della Gioconda, la macchina tende sempre ad andare a rappresentare quel tipo di immaginario una volta che viene dato il prompt quindi diciamo lo stimolo alla, al software di intelligenza artificiale generativa ehm, diciamo è come se la sua rete neurale fosse diciamo, mettesse la rappresentazione in un angolo come scrivi Gioconda come scrivi eh, diciamo, Helmut Newton rifà una foto come l'avrebbe fatta Helmut Newton rappresenta una donna come la Mona Lisa cioè eh, ci sono dei pesi specifici proprio anche nel, nell'input che diamo alle macchine che in qualche modo fanno andare la macchina dritta verso una rappresentazione che è stereotipata e che quindi infrange in qualche modo un diritto d'autore o crea un plagio. Quindi sta a noi umani in qualche modo capire se siamo andati a generare volontariamente oppure no un'opera derivativa. Il problema che ci dobbiamo porre, adesso vediamo qualche caso eclatante dell'ultimo anno, è quando queste, diciamo, questi giochi vengono fatti appositamente per scopi commerciali. Nei prodotti di comunicazione o nella produzione artistica, come ci stiamo approcciando um, a diciamo queste tematiche? Allora andrei subito con le diapositive. Gaia, mentre parte la diapositiva, no, anche qua non faccia meno a non pensare al, all'ultima campagna sul turismo in Italia, e quindi l'utilizzo della Venere, e, e, e anche appunto l'utilizzo della Venere chiaramente come un'icona. Di bellezza come tu, giustamente, probabilmente l'intelligenza artificiale penso che ragioni in maniera abbastanza simile. quando Abbastanza esatto. Per esatto. trovare delle icone, dei grandi riferimenti. Eh, stiamo parlando comunque di un sistema che ragiona, tra virgolette, eh, allenato da un umano, quindi è un mm. po' un'estensione dei nostri processi cognitivi. Sì. Eh, ma rispetto sì. allora alla tematica proprio della trasparenza eh, che i legali citavano prima, eh, questo è il primo caso di opera d'arte generata con Midjourney eh, nel 2022 che ha vinto un concorso d'arte era la Colorado State Fair eh, dell'anno scorso che accettava dipinti e sculture e questo dipinto è stato sottoposto da questo artista che si chiama Jason Allen che ha firmato l'opera Jason Allen via Midjourney quindi ha dato proprio il credito dicendo guardate che l'ho creata io, Jason Allen, con questo tool che si chiama Mid Journey. Probabilmente all'epoca non era così famoso, così utilizzato e la giuria non capiva che cosa volesse dire questo via Mid Journey. Fatto sta che sono un po' caduti tutti dal pero quando il vincitore ha detto ma vi siete resi conto che è creato con una AI? E questi hanno detto no, sinceramente non l'avevamo capito, allora non vinci più. E lui ha risposto: oh No, invece vinco lo stesso, perché voi non avete considerato nel regolamento che avrei potuto utilizzare questo tipo di tool. Quindi un'omissione in qualche modo perché eh, nessuno aveva pensato che un concorrente potesse avvalersi di una tecnologia del genere. Allora sentiamo gli esperti che cosa ne pensano? Ma allora in questo caso, eh, con un specifico riferimento a questo, a questo caso, eh, è corretto dire che è un tema di tipo negoziale, cioè io aderisco a un regolamento per partecipare al concorso. Se non mi è vietato specificamente di utilizzare un tool del genere, eh, io non ho violato il regolamento. Peraltro c'è stata anche trasparenza da parte dell'artista che ha dichiarato di aver utilizzato questo tool, considerandolo alla stregua di un qualsiasi altro software, mi viene da dire, per la generazione del, della sua opera. Eh, diverso è eh, se invece affrontiamo il tema della possibilità di riconoscere eh, come opera dell'ingegno autonoma eh, un'opera generata mediante un software di intelligenza artificiale, quindi la possibilità di registrarla oppure di eh, brevettarla. Lì ehm, la Corte degli Stati Uniti si è già pronunciata. Eh, eh, anzi, il Patent Service Office, quindi non la Corte, ma proprio l'Ufficio Brevetti, che ha detto: per che ci sia un'opera dell'ingegno, ci deve essere un inventore. Se non c'è l'inventore inteso come essere umano, quell'opera non è registrabile. Quindi, in questo senso, ci sono due. Eh, due punti di vista diversi. Da una parte, in senso assoluto, secondo il Patent Office americano non è registrabile perché non c'è un inventore persona fisica. Dall'altra, specificamente rispetto al regolamento, effettivamente l'artista, visto che non era espressamente vietato l'utilizzo di un software eh, di questo genere, non ha violato il regolamento. Quindi potenzialmente poteva eh, non essere squalificato, mi viene da dire. Eh, andiamo a un caso, invece, diciamo un caso eclatante in Italia che ha segnato proprio la storia dell'AI nella pubblicità. Allora, mh, eh, un grande brand si è mosso per primo, è stato Barilla, che il primo gennaio di quest'anno ha pubblicato un contenuto sul eh, profilo Instagram di Molino Bianco generato eh, con un AI. È quello che vediamo adesso, era una gallery eh, firmata proprio con il loghino di Mulino Bianco, eh, con uno slideshow che augurava eh, buona prima colazione dell'anno ovunque voi siate. Eh, quindi immaginando che magari uno si risveglia dopo un bel capodanno in montagna, oppure un, in una capitale o a Tokyo, c'è una bellissima carrellata di cui qui vediamo, diciamo, solo un esempio di contenuti che facevano vedere proprio questa pila di pancake in diverse località è stato specificato che era stata fatta con un'intelligenza artificiale e quando il brand e l'agenzia che ha realizzato questa creatività ne hanno parlato sui social di settore, quindi su LinkedIn in generale, diciamo con gli addetti ai lavori, c'è stata un'alzata di scudi. Tantissimi creativi si sono sentiti eh, privati di un'opportunità di lavoro perché diciamo il tema era l'avete fatto fare una macchina invece di pagare un illustratore o un art director. La risposta dell'agenzia creativa è stata no, noi siamo stati pagati per la nostra consulenza come se l'avessimo realizzato noi, diciamo. Il tema era, è importante che noi creativi, a prescindere da quello che è diciamo, il, eh, il, il mezzo che utilizziamo, raggiungiamo un fine di comunicazione importante. Se il mezzo è una AI, non importa. Il mezzo potrebbe essere una persona che illustra ad acquerello, potrebbe essere... Una reflex con dietro l'occhio di un fotografo umano, non importa. Ecco. E, I responsabili della comunicazione Barilla hanno ufficializzato proprio a mezzo stampa che si trattava di un esperimento per essere sempre avanti anche nella rappresentazione, arriva un nuovo tool, i grandi brand giustamente lo utilizzano. Ecco, e, Lucia Giuseppe, voi cosa ne pensate di questo utilizzo? C'è il rischio che qualche azienda. Venga in qualche modo poi querelata perché lo scatto è troppo simile a uno scatto fatto da un fotografo famoso, o altre trappole eh, sulla strada, diciamo, di queste rappresentazioni. Ma secondo me ci sono due aspetti in questa, in questa ottima, ottimo caso che hai analizzato, ehm, Gaia. Cioè, uno magari lo lascio a Lucia, che possono essere le le conseguenze più legate al diritto d'autore, legato al plagio, in parte ha già risposto comunque Lucia, ma è giusto ripetere questi aspetti. L'altro, diciamo che forse tu l'hai toccato all'inizio, e prescindo un po' dall'attività eh, tecnico-legale che dovrei svolgere in questo, in questo webinar, però eh, mi permetto lo stesso una, una considerazione. Nel 1940 ehm, il mondo rimase sconvolto, il mondo dell'aviazione soprattutto rimase sconvolto, ma in generale tutti, perché venne progettato e, e, e brevettato e poi anche provato sul campo il primo pilota automatico per gli aerei. E la, la dichiarazione di tutti i piloti fu va bene: nei prossimi 4 o 5 anni eh, non ci saranno più ehm, piloti perché saremo sostituiti dal pilota automatico. Ecco, siamo nel 2023 e i piloti automatici hanno rappresentato ormai un livello incredibile. Pensiamo alla guida autonoma, anche dei veicoli. però diciamo a livello eh, aria, sapete benissimo che sono estremamente evoluti. Ma nessuno si permetterebbe mai di togliere il pilota, essere umano, eh, dalla guida di un aereo. Diciamo poi ci sono casi per esempio sul profilo della guerra o magari anche sotto il profilo del trasporto merci, ma quello, per quello che riguarda il trasporto persone nessuno se lo sognerebbe mai. Quindi questo è un primo aspetto che dobbiamo considerare. L'intelligenza artificiale non necessariamente toglie posti di lavoro, trasforma la nostra attività, come hai perfettamente detto tu Gaia, deve essere utilizzata come strumento e, e non deve spaventare. Deve essere però dominata, cioè non dobbiamo farci dominare. In quest'ottica non cito tanto il regolamento sull'intelligenza artificiale, ma cito il regolamento sulla privacy, perché l'articolo 22 del GDPR, che è odiatissimo GDPR, che ormai tutti conoscono perché siamo, eh, per, dobbiamo sempre gestire le informative, dobbiamo sempre fare qualche adempimento per la privacy, però tra le tante e tre tante adempimenti dà un'indicazione molto utile, cioè dice... Tutte le attività automatiche, quindi che, possano, che comportano una decisione eh, o comunque un effetto giuridico, cioè quindi non qualunque cosa automatica, ma qualunque cosa che abbia un peso, il caso che tu hai fatto sicuramente rientra, deve essere supervisionata dall'essere umano. E quindi il cosiddetto human in the loop, ma soprattutto una, una visione come dico, c'è, per esempio, Padre Benanti o altri esperti di intelligenza artificiale umanocentrica, dove sostanzialmente cerchiamo di mettere l'uomo al centro di questa attività, sia per tutelare proprio il genere umano, sia per far sì che si eviti di commettere un'ingenuità, perché l'intelligenza artificiale, appunto, tu hai detto una cosa molto bella, non è creativa, può essere un ausilio alla creatività, però ad, ad oggi, poi vedremo domani e sarà la vera nostra sfida controllare gli sviluppi che potrebbero essere drammaticamente rapidi nel domani, però ad oggi l'intelligenza artificiale non può sostituire interamente la creatività dell'uomo, anzi, eh, sarebbe impensabile farlo e abbiamo gli strumenti legali per evitare che questo accada dobbiamo quindi lavorare sulla trasparenza da un certo punto di vista e quindi dichiarare sempre di aver utilizzato intelligenza artificiale e ricordarci l'articolo 22 del GDPR che prevede che non può essere fatto nulla se non c'è un intervento umano all'interno di un'operazione automatica e queste diciamo sono le mie considerazioni lascio però la parola a Lucia che magari vuole dire qualcosa di più sulla seconda parte della tua domanda ma aggiungo veramente poco perché un po' eh, l'avevo indicato già prima. In realtà, eh, purtroppo, non c'è una certezza in questo senso perché eh, la valutazione è fatta caso per caso: nel senso che tanto c'è di un'opera eh, simile e quindi la mia assomiglia tanto a un'altra opera, allora lì mi espongo maggiormente di più al rischio di plagio. A maggior ragione se non cito le fonti, se non dico che mi sono ispirato a ma soprattutto um, se ho utilizzato uno strumento che è diverso da quello della conoscenza umana, tu cur, vado a una mostra d'arte, mi ispiro alla pittura di Van Gogh e poi lo faccio con le mie mani, qua utilizzo invece un software che processa tutta una serie di informazioni eh, e mi genera un'opera che sostanzialmente ricalca in tutto lo stile di... È chiaro che mh, non firmerò mai che è, è stata dipinta da Van Gogh o che è stata dipinta da me, dovrò far presente che è stata appunto realizzata mediante eh, il software di intelligenza artificiale, se lo faccio oggi. E quindi in un caso del genere, se io dichiaro che l'ho fatta mediante un software di intelligenza artificiale, che è evidente la mia, la mia fonte di ispirazione, eh, non so quanto ci sia spazio per uh, una contestazione di plagio. Allo Stato non abbiamo ancora pronunce in questo senso, quindi mi diventa difficile, diventa difficile a tutti insomma, eh, prendere una posizione su questo punto. Nell'unico esempio che citavo prima, quello del provvedimento del 31 di ottobre, il giudice ha escluso che l'opera eh, generata fosse in violazione del diritto d'autore di, di terzi, si è concentrato sulle opere utilizzate per la creazione del training set. Ecco, andiamo a vedere dove invece la citazione dell'opera è proprio, diciamo, esplicita, <ride> barra sfacciata. E quindi parliamo di opere derivative. C'è questo caso di Nestlé molto interessante di circa sei mesi fa, diciamo, eh, dove eh, la lattaia di Vermeer è stata presa come key visual. Eh, diciamo per un'espansione di quello che poteva essere il contorno del dipinto originale. Quindi, Nestlé per la Latière, che è un brand appunto di derivati del latte e eh, di prodotti comunque latticini, ha utilizzato questo dipinto iconico e ha in qualche modo preconizzato una funzione che poi eh, le AI eh, Generative hanno implementato pochi mesi dopo, che è proprio la possibilità di espandere i confini eh, di un visual. Quindi si sono messi a generare quello che stava attorno, creando il visual che vediamo qui, che è diventato un visual di campagna. Ora, tutto quel, cioè, tutti gli art director eh, <ride> del mondo, la prima cosa che pensano vedendo questa cosa qua, è, è prima di da lì, i journey i stable diffusion, l'avremmo fatto noi con il nostro intelletto. Cioè, è un'espansione abbastanza prevedibile. Eh, per i costumi che hanno le donne, gli uomini che vediamo in primo piano, per eh, il set di pentole, le travi, eh, l'orologio a pendolo. Ci sono tutta una serie di, eh, diciamo, di, 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 proprio di attributi, di rappresentazione di elementi all'interno di questa composizione che li poteva pensare un bravo art così come eh, una macchina. Ecco, quindi il tema è intanto sul plagio effettivo dell'opera, che sarebbe stato un plagio, anche se fatto da un umano, mh, ci interessa capire come il fatto che sia generato da una macchina impatta sulla gestione poi del diritto d'autore o dell'eventuale plagio. E, e poi un tema più culturale su cui magari si può rispondere Alessandro, che è eh, come si deve misurare un creativo nei confronti di qualcosa che la macchina fa più in fretta e a costo zero perché ovviamente questi sono magari dieci giorni di lavoro di un art director che hanno un costo notevole per la società eh, rispetto a un click che appunto ci mette 30 secondi la macchina mi stavo tenendo questa mi stavo tenendo questa domanda per dopo la cartuccia eh, soprattutto, soprattutto legata anche al tema del cliente nel senso che il eh, più che rispondere io sarebbe da, da fare una survey su alcuni su alcuni clienti per capire per capire per capire come e su che leve lavorare per, per far sì che poi l'artigianato, anche il mestiere, eh, vengano fuori e facciano, e facciano la differenza. Comunque, intanto lascio la risposta, la risposta più tecnica e legale. Ma allora, ehm, in questo caso ci sono una serie di eh, questioni da tenere in considerazione. Anzitutto il fatto che Vermeer è morto da più di 70 anni, quindi senz'altro i diritti di utilizzazione economica sull'opera con riferimento alla titolarità da parte dell'autore si sono esauriti. Eh, Dall'altra parte eh, gli enti museali ehm, hanno dei diritti legati alle immagini e eh, alle, alle opere che sono esposte all'interno dei musei Uh, pensiamo al caso di uh, Tondodoni che è stato tokenizzato dalla Galleria degli Uffizi, tokenizzato in modalità NFT e venduto uh, all'inizio di quest'anno e l'opposizione che è stata promossa da parte del Ministero dei Beni Culturali che ha detto non siamo contenti che le opere che fanno parte del nostro patrimonio artistico vengano utilizzate con questo tipo di finalità uh, commerciale. Nello specifico però Galleria degli Uffizi con riferimento al Tondodoni aveva la titolarità per concederne i diritti eh, in ragione della normativa sui beni culturali anche perché appunto eh, Michelangelo è morto da più di 70 anni quindi non c'era più un tema di diritti di utilizzazione economica legati all'opera ehm, con riferimento all'autore nello specifico. In questo caso eh, vedo una similitudine nel senso che comunque c'è un'opera originale di un artista sicuramente morto da più di 70 anni e la creazione di un'opera derivata, dotata di un carattere creativo. Dopodiché qua è più l'ente museale titolare dell'opera che volendo può alzare la mano e dire aspetta, ma sei partito da un'opera di cui io sono sostanzialmente detentore e stai svolgendo un'attività di, di tipo commerciale. Eh, nel caso specifico non mi risulta che sia stata promossa un'azione in questo senso, quindi fondamentalmente eh, probabilmente è stato considerato esserci spazio eh, in quest'ambito. D'altra parte non è la prima volta che un'opera d'arte viene utilizzata con finalità pubblicitarie. Io mi ricordo da bambina una famosa pubblicità dell'acqua ehm, Ferrarelle. Forse sono troppo vecchia, nessuno che ci sta ascoltando oggi se la ricorderà. Ma c'era la Gioconda con i capelli lisci, i capelli tutti eh, super ricci e, e i capelli mossi, e diceva liscia Gasata o Ferrarelle, e anche in quel caso, fondamentalmente, Leonardo da Vinci, morto da più di 70 anni, Galleria degli Uffizi e il. Eh, il museo del Louvre non, non sollevò nessuna contestazione in, in questo senso. Vero, vero? Si studi la studiamo ancora a scuola quella pubblicità, si sì, sì, è fatta proprio la storia dell'advertising. Vero? Ma allora in questo caso io mi sono fatto un'idea che è un'idea personale: ho cercato ragione su Google, ho googlato, ma non ho trovato. <ride> C'è stata una mostra molto importante su Vermeer ad Amsterdam quest'anno, una mostra immersiva, quindi è anche possibile che sia stata una specie di guerriglia marketing o un unconventional, dove comunque l'ente museale d'accordo con Nestlé o con diciamo, una forma di partnership di qualche genere sull'attività della mostra abbiano trovato un accordo. In generale, quello che io personalmente vedo sempre di più succedere è proprio un approccio molto contaminato tra realtà differenti. Partnership, co-marketing tra metaversi e brand storici di grande heritage, eh, cercare proprio di contaminare anche i target che parlano linguaggi diversi. Quindi probabilmente anche il tema di come la AI può entrare dentro un museo percepito potenzialmente come polveroso, come diciamo un po' un establishment, sicuramente è un piccolo terremoto. Eh, da cui possiamo beneficiare tutti andiamo rapidamente su un altro caso che ha fatto scalpore tra i, i creativi i pubblicitari eh, che è il caso di Heinz che all'inizio di quest'anno ha sfruttato una stereotipia un bias eh, dell'intelligenza artificiale per creare degli UGC, User Generated Content, ovvero per chiedere alle community di creativi di generare con una AI eh, diciamo un artwork basato sulla bottiglia di ketchup. Ovviamente, la bottiglia di Heinz, che è stata utilizzata per il training di Stable Diffusion e OpenAI, è praticamente l'icona della bottiglia di ketchup in generale quindi ne è detta un po' quelle che sono le caratteristiche, cromatiche, rossa, quella forma un po' come la bottiglietta della Coca-Cola, ecco, la forma iconica. E questo è il risultato, sono gli artwork che sono stati mandati da chi ha partecipato a questa challenge, a questo concorso. Ovviamente sono tutte opere derivative, ma gli artisti eh, diciamo, non hanno in questo caso eh, nessuna, diciamo, nessuna responsabilità eh, a livello della rappresentazione si sono limitati a inserire un prompt testuale all'interno, mettiamo che fosse mid-journey, e la macchina spontaneamente ha utilizzato un, bagne, un bias cognitivo per rappresentare la bottiglia esattamente come quella di Heinz, il punto proprio della campagna della creatività SDC Ketchup, dice Heinz. Parliamo un po' rapidamente, diciamo del tema legale sulla possibilità di questi contenuti da parte poi di Heinz eh, e dell'agenzia creativa. Rimane un gioco o effettivamente potrebbero essere esposti, potrebbero essere stampati su un packaging, utilizzati per fini commerciali? Ma diciamo che fondamentalmente eh, non, non è necessariamente un gioco. Eh, penso che sia un'idea originale. E penso che se ben contrattualizzata tra uh, chi fa questo concorso e, 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 e i vari utenti, i vari concorrenti, eh, non c'è nessun problema a un riutilizzo successivo. Eh, quindi, eh, ovviamente, poi eh, questa immagine torniamo a discorsi che abbiamo già detto prima: de de non deve essere in violazione di altre leggi o dello stesso diritto d'autore. Però in questo caso non mi sembra che ci siano queste problematiche. Quindi no. Il tema eh, non lo vedo problematico, ripeto, è molto importante scrivere bene le regole del gioco perché poi eh, faccio un esempio, proprio eh, due settimane fa ho partecipato come, come nella giuria di un contest, di un hackathon, cioè dove vengono elaborate idee, eh, per appunto in questo caso erano le idee Legal Tech. E, e, e diciamo uno dei punti di discussione era proprio la proprietà intellettuale di quelle idee che venivano esposte allora è molto importante anche la trasparenza ripeto perché i concorrenti devono al netto di quello che poi viene scritto devono anche sapere le regole del gioco e saperle in maniera chiara questo è un aspetto importante eh, tu mi dai, siamo in chiusura quindi spendo solo due parole su una normativa che, che stiamo un po' sempre sottovalutando perché siamo un po' nel trend dell'intelligenza artificiale che è il Digital Service Act. Proprio oggi eh, la Commissione europea ha fatto una formale investigazione contro X eh, perché appunto viola una serie di regole eh, sulla diffusione di contenuti illegali, sulla mancanza di trasparenza, sulla mancanza di accesso ai dati. Una serie di regole che eh, sono state introdotte proprio col Digital Service Act. Quindi quando ci muoviamo in piattaforma e quando ci muoviamo sui social. Dobbiamo stare attenti, ovviamente, prima di tutto alle piattaforme, quindi il Digital Service Act è pensato per i vari eh, Meta, eh, TikTok, AliExpress, qualunque piattaforma. Però anche noi siamo comunque, che utilizziamo la piattaforma, siamo tenuti a, a, a tenere molto d'occhio questo cambio paradigmatico che è avvenuto proprio quest'anno con l'introduzione di questa normativa, che a differenza di prima, dove c'era semplicemente una regola la cosiddetta notice and take down, cioè tu segnala e poi quel contenuto verrà rimosso. Adesso invece ha aumentato l'attenzione perché ci si è resi conto che i contenuti illegali, la questione di X che citavo prima, nasce per il caso di Hamas perché sono stati richiesti, sono stati immessi tanti contenuti illegali, vengono immessi tanti fake account, tanti fake anche contenuti, l'intelligenza artificiale ne genererà sempre di più, quindi noi dobbiamo guardare il futuro. Diciamo due aspetti o tre, se vogliamo, che sono cardine quando ci muoviamo nel territorio digitale e di design. Prima di tutto, sicuramente l'abbiamo detto, il regolamento sull'intelligenza artificiale. Secondo il tema del GDPR e anche quello del Digital Service Act. Queste sono tre normative che sono dei regolamenti europei, quindi direttamente applicabili. Sempre di più, vabbè il GDPR ormai è ben noto a tutti, eh, è ben noto alle cronache, però anche gli altri due sempre di più se ne sentirà parlare. Ovviamente ciò non toglie, e così magari lascio la parola a Lucia se vuole aggiungere qualcosa sul tema del copyright, ma il copyright, come ha detto Lucia, c'è dal 1941 ed è una normativa in costante evoluzione ma che ha una storia ben diversa. No, ma proprio solo una battuta, ma hai, mi hai anticipato tu. Eh, in genere, quando si partecipa a questo tipo di manifestazioni, eh, chi eh, bandisce la manifestazione fa sottoscrivere un regolamento e quindi se il regolamento prevede che sostanzialmente le opere generate dai vari eh, partecipanti diventino poi di titolarità della, eh, di, di chi... Ha bandito il concorso, il problema non c'è perché è di natura negoziale. Ancora una volta, anche nel caso di Mid journey, ehm, i termini e condizioni generali di servizio di mid journey dicono che chi utilizza la piattaforma eh, in maniera gratuita ha una licenza eh, Creative Commons non commercial quindi non può utilizzare con finalità commerciali le immagini generate mediante mid-journey chi invece eh, ha un abbonamento a pagamento ha una licenza Creative Commons di, di tipo commercial quindi può utilizzarle anche eh, con finalità commerciali, per cui se in questo caso è stata utilizzata Mid senz'altro Heinz probabilmente aveva fatto in modo di ehm, far sì che insomma, eh, ci fosse la possibilità poi di utilizzare le immagini con, con finalità commerciali e d'altro canto non è violata eh, la proprietà intellettuale di nessuno perché Heinz stessa, che è titolare di quel, di quel brand, e ehm, anche della proprietà intellettuale rispetto alla forma del, del vasetto di ketchup di fatto è lei che ha eh, stimolato eh, questo tipo di iniziativa quindi in questo caso non vedo, non vedo per niente la violazione grazie eh, anche qua mentre parlavate si parlava di chat gtp parlavi Gaia anche dell'utilizzo degli studenti mi immagino che quanti danni abbia fatto Wikipedia nel, nel, nell'utilizzo come dire di contenuti poi che, che ci siamo letti abbiamo pensato abbiamo Sperato fossero, fossero originali, però da questo punto di vista vi faccio un'ultima domanda per andare a chiudere su eh, possibili scenari futuri, anche disruptive, in cui eh, sempre il rapporto fra, fra autorialità e intelligenza, intelligenza artificiale. Gaia, vuoi iniziare tu? Allora, io vengo da un ambito giornalistico e quindi diciamo lo scenario apocalittico che mi preoccupa di più perché lo sto vedendo succedere. È eh, l'intelligenza artificiale generativa che mangia se stessa, di cui ci sono dei modelli purtroppo già sperimentati che fanno capire come eh, in questo momento il training è avvenuto su contenuti online scritti da umani, ma quando la rete sarà piena, cosa che già inizia a succedere, di contenuti creati da macchine, da una AI, eh, le intelligenze artificiali continueranno a rimacinare fondamentalmente dei testi creati da loro stesse, e si arriverà a un punto di rottura in cui purtroppo arriveremo al nonsense. Già adesso stimolando in un certo modo Chat GPT dopo due o tre input: diciamo impazzisce. Cioè il contenuto non è, non è più né creativamente interessante, e né tecnicamente, eh, giornalisticamente parlando, mh, è un contenuto inusabile. Ecco. Quindi il grossissimo limite è questo, l'inquinamento e il sovrasfollamento di contenuti generati da intelligenza artificiale che inevitabilmente andranno a inquinare, come le fake news, eh, l'ambito già gravemente pregiudicato diciamo, di contenuti che abbiamo online, gratuiti soprattutto, quindi alimentando la disinformazione. Per questo, noi che siamo docenti, che siamo professionisti della comunicazione, ovviamente ci dobbiamo battere per un tema più culturale, che sia l'utilizzatore stesso che ne fa un uso intelligente, eh, consapevole, e quindi è proprio un tema di come l'educazione digitale, <ride> diciamo, al consumo di contenuti in ambito digitale, è importante, secondo me, che fin dai primi vagiti i bambini imparino a distinguere. Eh, che cos'è creato artigianalmente da un umano e che cosa no, ecco, a distinguere questo tema. Eh, Anch'io spesso, eh, anch spesso penso a questa sorta di girone, di girone infernale, di questo cane che si morde la coda continuamente in questa sorta di, di vortice in cui, appunto, alimentandosi con, con se stessa, ma in tanti ambiti, effettivamente va poi, come dire, veramente a. a, a, a... Non lo so, creare un buco nero, questo, Non saprei come, non su saprei come state dire. State, però. Il contenuto si impoverisce assolutamente. Sì, sì, fino ad arrivare alla, allo zero e sotto lo zero. Infatti, questo sarà, sarà curioso. Eh, Lucia e Giuseppe, che, che scenari futuri vedete o, o sognate? O possono essere i vostri incubi? Non lo so, parto io, parti tu, parto io. Eh, così do del tempo a Lucia, che ha sempre dei pensieri più intelligenti dei miei, di pensare di più a, 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 al minuto conclusivo. No, io francamente sono d'accordo su questo scenario un po' apocalittico perché c'è questo rischio. Noi viviamo in una società sempre più pervasa di contenuti eh, non sempre validati. Eh, non c'è il tempo di validarle, l'intelligenza artificiale eh, accelera questa, questa frenesia informativa eh, creativa eh, che impoverisce eh, tutto. Eh, quindi, questo è, è l'aspetto apocalittico. Eh, c'è, però, eh, di fatto una. Uh, come dire, io cavalcherei molto attentamente il tema. Adesso, oggi va molto di moda parlare di ESG, però, è un tema proprio etico uh, di fondo uh, di un utilizzo più regolamentato della tecnologia. Uh, chiudo con la cosa che mi ha colpito di più quest'anno, e se ne è parlato poco, è la regolamentazione cinese sull'utilizzo dei cellulari. Allora, perché questa cosa mi ha colpito? Perché in una cultura. Completamente molto legata all'aspetto commerciale, molto poco attenta, se vogliamo, a certi aspetti, anche legati all'utilizzo etico delle nuove tecnologie, però c'è stato questo intervento massivo, massiccio, fin troppo se vogliamo, severo, ma questo fa parte della cultura cinese: di limitare la tecnologia. Ecco, noi dobbiamo un po' prendere spunto da quello, cioè dobbiamo cercare di limitare. Sia a livello culturale, l'abbiamo detto, ma questo si parte vabbè, da prima vagito, ma anche da, da scuola. Basterebbero anche delle belle lezioni all'elementare e alle medie. A livello invece regolamentare, credo che sia importante intervenire per fissare dei paletti. Quello che oggi il regolamento dell'intelligenza artificiale non fa e non lo fa perché non vuole bloccare chiaramente un'espansione un economica che ci deve essere anche grazie all'intelligenza artificiale, però è a livello globale mi piacerebbe tanto che si mettessero dei paletti, perché sennò davvero riempiamo la rete e, e tutti noi di contenuti la cui utilità e la cui rilevanza possa essere veramente minima. Ma ho pochissimo da aggiungere la. Lo scenario che, che avete dipinto l'ho pensato, devo dire, anche io, e quello che mi è venuto in mente è che poi a questo punto torna eh, in auge l'uomo con la sua di testa, perché eh, è lì che eh, se la macchina diventa fallace e quindi, come dicevi giustamente Gai, anche a me è capitato di vedere proprio come certi contenuti eh, scalino a un certo punto e diventino inutilizzabili. E eh, allora per fortuna c'è ancora la creatività umana che interviene eh, in maniera eh, completamente analogica, mi viene da dire, eh, a, a, a sorpassare la macchina. Eh, e quindi in questo senso, secondo me, c'è la speranza che appunto eh, l'uomo continui ad essere determinante da questo punto di vista e invece lato regolatorio evidentemente dovranno esserci delle norme specifiche sicuramente partire dal concetto di trasparenza è dal mio punto di vista molto corretto perché avere la chiarezza rispetto a quello che è stato processato eh, dal software per iniziare a lavorare è un, un ottimo punto di partenza da questo punto di vista. Cioè, se è eh, macinato, del rimacinato, del rimacinato, già sappiamo che tendenzialmente, molto probabilmente, almeno con quella che è l'evoluzione tecnologica attuale, perché poi evidentemente ci sarà una continua evoluzione tecnologica, anche probabilmente in questo senso. Ma oggi sappiamo che il prodotto finito non è particolarmente appealing, e quindi bisogna tornare. Al, al sistema analogico, ecco. Beh, grazie, grazie, Lucia. Soprattutto l'ultimo intervento, diciamo, ha, ha, ha riportato anche appunto al centro l'essere umano, al centro la nostra eh, capacità di, di utilizzare i nostri strumenti, no? la creatività, eh, e la cultura, il pensiero e quant'altro poi per per, per l'evoluzione anche di quelli che saranno i mestieri creativi e non solo. Quindi questo è assolutamente un bel messaggio che direi che facciamo, facciamo nostro e che, come dire, spero sia anche poi un messaggio condiviso da chi ci sta, da chi ci sta seguendo. Ringrazio Lucia Maggi e Giuseppe Vaciago di 42 Law Firm, grazie mille per il contributo, veramente eh, molto molto interessante, molto stimolante, con attenzione, come dire, guarderemo. Eh, con occhi laici, diciamo quello che sarà lo sviluppo anche della, della legislazione in questo, in questo ambito, perché effettivamente eh, potrebbe essere un'incredibile opportunità anche a chi utilizzerà, i creativi che utilizzeranno eh, questa lavatrice, come l'abbiamo chiamata prima, questo strumento, questo elettrodomestico che ci troviamo, eh, che è diventato tale, perché poi è, è, è decenni che si parla e si applica l'intelligenza artificiale a, a tutta una serie di campi, adesso è diventata pop, è emersa, l'abbiamo tutti a disposizione. Direi Gaia no? di farne un ottimo uso e di dare ancora più forza a quelli che saranno i creativi, i creativi del futuro. Bene. Assolutamente. Grazie Bene. a tutti. Grazie Gaia, grazie a tutti, anche alla regia e buona serata. Grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci.